E allora, buongiorno, sono le ore 10, ringrazio la segretaria Marina Manducci, Giovanni della segreteria, Giovanni Tripi. Qui chiedo la verifica del numero legale attraverso l'appello. Bertolino è presente. Caputo presente. Vedo anche l'Alo Monaco. Monaco presente. Sì, aspettavo. E quindi buongiorno, siamo in tre. È verificata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta. Aspettiamo qualche secondo che si dovrebbe collegare Cesare Mattoriano. Non ho capito dal messaggio della Chinnici se si collega per mezz'ora o proprio non si collega proprio. Se dovesse ritardare, probabilmente in commissione, quindi non è detto che arrivi. Aspettiamo qualche secondo per. Viviana, tu hai modo di condividere sullo schermo la proposta dei beni comuni? Sì, però mi devi dare un attimo perché mi sono Perfetto, collegata infatti col cellulare perché mi partono le configurazioni e sto benissimo. se mi Sì, penso 5 così, minuti, ok? assolutamente, così nell'attesa arriva pure Cesare. Non so se avete comunicazioni nel frattempo, qualcosa da dirci. No, vabbè, io sì, prettamente legato Alla a proposta. A noi, diciamo, no, vabbè, ho partecipato come avete, non mi ricordo, Francesco, se c'eri anche tu per Ah, quella io ti volevo riunione. dire, sì, ma sono stato mezz'oretta collegato perché avevo difficoltà a entrare su Zoom, non mi faceva entrare. Sono entrato con la conferenza, cioè il dibattito è già iniziato sì, dopo una mezz'oretta. Provavo più volte, ma non, prima provavo dal cellulare, impossibile. Poi sono rientrato in studio dal computer e non mi faceva collegare, poi invece sono entrato. Però Buongiorno a magari Buongiorno colleghi. Mattariano, buongiorno. risulta Possiamo presente. condividere con i colleghi appunto magari due parole su quello che si è detto, comunque Intanto sull'intenzione. sì, quello che possiamo fare, dopodiché è arrivato un invito da parte di Dantea, del Garante dell'Infanzia, per domani. Avete visto? L'avete ricevuto Sì, tutti? sì, Sì. sì. Mi sono registrata, bisogna registrarsi. Quindi registrarsi o seguirlo, sì. E questo è domani mattina, se non sbaglio. Alle 9:30. Hai l'audio staccato, vi? Ah, scusami, alle 9:30. 9:30, sì. E Sì. quindi che significa? Che noi non facciamo commissione? Ci dovremmo determinare. Domani cos'è, giovedì? Sì. No. Allora, io sinceramente, se abbiamo la possibilità in qualche modo, se c'è prosecuzione, magari poi nel pomeriggio abbiamo consiglio, questo non sappiamo, non lo sappiamo Se ancora. c'è prosecuzione, diciamo, viceversa. Io potrei aprire alle 9 e dopo mezz'ora ci stacchiamo. Andiamo. Mettiamo a verbale che andiamo Dico, tutti a seguire la non proposta. ha, no. Sembra interessante, ovviamente, però di ognuno Sono di noi copilato chiaramente. sulla scuola. Possiamo anche decidere di aprire la commissione e seguirci la diretta Facebook in commissione. Volete che vi dica? Io purtroppo questi meccanismi folli possiamo Non pure sarebbe, condividere. non sarebbe, scusami Francesco, però Possiamo pure condividere lo schermo. per non dare un'informazione sbagliata, non è una, cioè puoi o seguire la diretta Facebook e quindi Sì, sei un semplice partecipare. uditore, oppure registrarti e partecipare e porre anche delle domande. Allora, quello è il ruolo chiaramente di chi Lo so. rientra. Infatti, chiedono la qualifica. Io mi sono registrata come consigliere comunale, quindi dico lì. È una cosa più istituzionale e formale perché ti registri. Ovviamente ti segui la diretta Facebook, te lo puoi seguire pure in differita. Però in quel caso, se invece vogliamo interagire su qualcosa, tenuto conto che non l'abbiamo mai. Diana, la mia era, so benissimo la differenza, la mia era un'ipotesi rispetto a come Organizzare i superare lavori. Sì, la difficoltà ok. dell'eventuale riconoscimento che noi siamo in commissione. Io penso che sia un argomento assolutamente inerente alle competenze della commissione. Per me ci sarebbero tutte le motivazioni valide per aprire la commissione e andare così come è capitato con l'ASAEL, Esatto, con è una commissione riunione a tutti gli aperta. effetti. Lì, perché tratta argomenti della commissione, non siamo noi la commissione partecipate, è giusto? Detto questo, era un'ipotesi per superare eventuali criticità che gli uffici amministrativi possono avere nel riconoscere l'orario, il famoso discorso giustificativo, come se non so cosa stessimo facendo, cosa stessimo rubando. Il tema era quello. Quindi,
non lo so, ditemi voi. Io, allora, Francesco, se domani c'è assurdo che un collega che ha un lavoro dipendente e che è vincolato alla sua presenza dall'apertura di una commissione non possa partecipare a un convegno in cui si è ufficialmente invitati nella qualifica di consiglieri comunali e in maniera particolare di materie che riguardano strettamente la competenza della nostra commissione. Per me questo è assurdo. Rispetto volevo... a un sopralluogo fatto in un posto che non è di nostra competenza, potete anche nostra competenza, mi sembra pertinente un convegno nelle modalità. Questo è il tema, quindi se sembra assurdo, può essere utile, l'ho lanciata lì, non era secondo me la cosa migliore, se può essere assurdo che noi in questa modalità io apro la finestra e ci vediamo insieme con me, sembrerà assurdo, ma forse così andrebbe bene. Se invece ci registriamo e devo ufficialmente staccare la registrazione della commissione, non vorrei che qualcuno si alza e dica, capito, era solo per questo, perché paradossalmente nella registrazione si vede che è assurdo. Una cosa che non ho pensato di notte, l'ho sentita, l'ho detta così come l'ho pensata, valutiamola. Va bene, comunque intanto... No, Francesco, possibilmente tu hai ragione, io comunque non potrò partecipare per altri Vediamo motivi. Comunque, perché può essere che il problema viene risolto, se dovesse esserci la prosecuzione, domani possiamo anche aprire e dopo 20 minuti, mezz'ora, no, trasferirci là, mettendola a verbale, ma non c'è il problema dell'orario che è interessante che noi partecipiamo e che anche ci confrontiamo tra noi, poi magari su quello che emerge dal dibattito, magari che poniamo delle domande insieme, cioè noi abbiamo... No, ma tra l'altro abbiamo più volte rimandato questo appuntamento con D'Andrea, a questo punto sarà un piacere ascoltarlo e anche rispetto ai dati, e poi l'invito in commissione a questo punto è anche utile per... dibattere e confrontarci su quanto ascolteremo domani. Ok. Va bene, quindi questa cosa la valutiamo poi più tardi rispetto a come va i lavori di consiglio. Cesare, che volevi dire? No, niente, io volevo dire eventualmente voglio sapere anzitempo qual è l'organizzazione, perché io mi devo determinare di conseguenza, quindi... Certo, se c'è consiglio e il problema non si pone, viceversa, io farò altro, logicamente, non farò la mezz'ora di commissione, questo è fuori di dubbio, cioè, per intenderci. No, vabbè, Cesare, poi quello ci organizziamo, è normale, nel senso valutiamo insieme. No, non è che ci dobbiamo organizzare tra me e te, abbiamo purtroppo la spada di Damocle, che è una pubblica amministrazione alla quale dobbiamo dare contezze del nostro operato, quindi ecco perché io ti dico, poi ci determiniamo in questo senso, perché io mi devo determinare rispetto a quello che devo fare con l'ufficio, con il lavoro, in questo senso mi determino rispetto alla commissione, attenzione. No, ma è chiaro, però dico, poi insomma abbiamo sempre fatto anche con la chat, ci siamo poi organizzati. Certo, ma una cosa già saperlo in tempo utile, io programmo un po' quello che c'è da fare. Va bene. Giovanni, poi se riesci ad aprire i file durante la seduta me lo fai sapere, così prima di chiudere approviamo i verbali eventualmente. Per Cesare, ho chiesto a Viviana di condividere lo schermo sulla proposta dei beni comuni in modo da la guardiamo un attimo insieme. Ok. Oggi in consiglio cosa dovremmo fare? Beni confiscati. C'è la discussione, quindi c'è l'assessore? Sì. Anche se diciamo già si è... All'inizio l'aveva fatta, mi dico, sì. Ci sarà l'assessore, gli uffici di nuovo, giusto? Sì, certo, sì. Non so, sull'invito avevo letto che c'era la discussione sulla gestione rifiuti. Sì, esatto, scusate, ma io ieri ho partecipato anche al Fuori Onda e nel Fuori Onda c'era questo. Hanno cambiato le carte. Oh, cioè? Che significa? Ma basta leggere l'invito. No, io ho letto l'invito stamattina. No, hanno comunque hanno ripreso l'argomento del sia Ruzzo che Tantillo, l'argomento di tornare in aula. E perché non si può discutere un regolamento, diciamo, a distanza. Gli interventi li devono fare in presenza.
personalmente ho rappresentato nuovamente la mia posizione, ho detto che non è il momento di fare, diciamo, sono stata un po' colorita, comunque non è secondo me il momento. Comunque alla fine, tra una cosa e l'altra, si è detto bene, ma allora domani, tenuto conto di questa, di questo annuncio che come sempre noi consiglieri leggiamo tramite i social o i giornali anziché direttamente dal sindaco, il sindaco ha annunciato questa proroga della scadenza della Tari a fine mese anziché il 2 dicembre per consentire eventualmente anche il non pagamento da parte di chi insomma ha subito in questi, a causa del Covid, insomma, per un ristoro, insomma, un'attesa, diciamo, nazionale probabilmente, quindi il sindaco ha detto posticipiamo. Peccato che, diciamo, il 2 dicembre è quasi arrivato, quindi. E comunque ha dato, ha firmato una direttiva al credo agli uffici della ragioneria, comunque con la quale poi dovranno, i quali dovranno poi far pervenire in aula una delibera che noi dovremo eventualmente approvare o meno in consiglio comunale. Quindi essendoci stata anche questa cosa, insomma, questa news dell'ultima ora, si è pensato di fare oggi, hanno pensato. Ma scusa, quindi, il presidente era presente? Certo, il presidente era presente, ma come sai, non siamo in democrazia, Cesare, come sai, purtroppo, io lo dico e lo dico anche sotto registrazione, non siamo in democrazia, per cui se 38 consiglieri, sto facendo un esempio, vogliono, preferiscono per ovvie ragioni di paura, peraltro c'è stato un caso Covid proprio ieri o l'altro ieri a Palazzo delle Aquile, dico, se pensano che non sia il caso di riunirsi in 40 in un posto dove comunque... No, su questo, su questo, su questo l'ho capito, ero presente, l'ho sentito. E il cambio, quindi, dell'ordine del... Sì, il cambio all'ordine del giorno avviene. Avviene perché due persone dicono potremmo parlare di altro. Allora magari ci unisce una terza, in quel momento siamo rimasti in sei, decide così. Ah, in sei c'era la maggioranza allora, quindi scusa, erano tre che dicevano una cosa, uno che non parlava, logicamente hanno vinto loro, cioè, ma veramente, ma adesso siamo fuori da ogni... Ma poi mi stranizza, io stamattina sono stato con Totò a parlare lungamente, ma questa cosa, dico, non è emersa assolutissimamente. Ma la cosa grave, caro Cesare e vicepresidente, la cosa grave è che quando avviene una cosa del genere non si pensa un attimo che chiamo i capigruppo, che scrivo i capigruppo e si valuta insieme. È sufficiente in appunto un gruppetto ristretto di 6-7 persone, come avveniva nei corridoi, ora avviene nel fuori onda, che purtroppo poi si cambi l'ordine del giorno. Questa è una cosa poco rispettosa, soprattutto per voi capigruppo. Dico, io non... Ho riferito io ai miei colleghi perché ieri avevano dei problemi, non erano presenti, ma dico, in generale non è un bel modo di fare, questa è la mia opinione. Però dopo che mi si dice che il regolamento non si può trattare, neanche la discussione generale, perché io devo fare lo show in aula, e allora giustamente, che volete che dica io? A quel punto mi sto zitta, basta. Quella di ieri è stata, diciamo, anche una reazione a tutti quei debiti fuori bilancio votati in quella maniera, quindi sostanzialmente questa è però stata. Però mi lasciate sola, Cesare, perdonami, perché qui lo dico e non lo nego, io sono l'unica che cerca, che dice per favore mi date, io mi sono seguita la scheda di Mineo, io ho fatto un'interrogazione scritta proprio su questi debiti maturati dal giudice, che sono, allora io ieri ho contato 23.000 euro che sono esclusivamente nel mese di novembre, 23.000 euro sono esclusivamente a carico di una persona che ha sostituito il comune, perché il comune non ha ottemperato. Viviana, solo per un inadempimento burocratico del comune, Viviana. Ma solo questi, così, ok? Poi Viviana, quando c'erano i debiti di 44.000 euro, tutti zitti stavano, ok? Viviana, 44.000 euro. Viviana, io mi dispiace, perché quando tu dici che qualcuno non ti viene dietro,
Tu non vuoi comprendere le ragioni che io ho spiegato anche in consiglio comunale l'altra volta, mettendomi contro sia Russo che Tantillo. Il problema del consiglio comunale all'atto dell'approvazione di un debito fuori bilancio è finito. Tu sei arrivato lì, il debito ce l'hai, lo devi votare bene, male, lo devi votare. Cosa diversa è tutta l'istruttoria. Questo è quello che dove il consiglio, dove le commissioni si devono appellare. È tutta l'istruttoria. Perché tu non si arriva. Scusa, scusa, concludo e poi mi mente. Perché tu non devi arrivare al debito fuori bilancio, o se ci arrivi ci devono essere delle motivazioni valide, non potevi non arrivarci, questo è il senso. Ma quando tu c'hai il debito fuori bilancio lì davanti e lo devi votare, non hai altra chance che votarlo, se non creare un ulteriore danno all'amministrazione, perché continuano i decreti ingiuntivi, come vedi ci sono tutti questi ristori di 200 euro giornalieri, quindi al danno si mette pure il danno che può creare il Consiglio Comunale, io francamente non me la sento, non li voto, non li approvo perché ho la mia filosofia, ma voglio dire il problema reale è quello che si deve fare a monte, che deve fare a monte la Commissione Bilancio, che deve fare a monte tutto il Consiglio Comunale, quindi non seguirti in aula dove tu hai letto giustamente l'importo, chi erano gli avvocati, chi era il giudice e il commissario ad acta, da che cosa scaturisce, se era una buca, se la buca era di 10 cm o di 20 cm. Purtroppo ormai lì non abbiamo più nulla da fare. Poteva essere anche una voragine e poteva essere colpa di rappo dell'amministrazione, di chiunque, il debito è fatto, la sentenza è emessa. Lì noi non possiamo intervenire, ma tutto quello che ci sta a monte è di nostra competenza, assolutissimamente di nostra competenza. Ecco, quindi non ti vengo dietro in questo senso, io o chi o gli altri, non venendoti dietro non significa che non avalliamo il tuo pensiero o quello dei colleghi, è che esattamente una volta che il debito è presente in aula o lo voti o crei ulteriore danno, e io francamente devo dire la verità, non me la sento di creare ulteriore danno, mi astengo, non lo voto per le motivazioni che sto dicendo, ma cosa diversa è dire ci mettiamo di traverso e questi debiti non li facciamo passare. Questo è il mio punto di vista, che ho esternato anche in aula. Sì, Cesare, d'accordo. Sono pienamente d'accordo con tutto quello che hai detto, tranne che su una cosa. Ieri avete notato che, noi dobbiamo ringraziare il consigliere Mineo, lo dico molto serenamente, perché ci ha fornito una scheda riepilogativa con tutti i riferimenti, con il numero l'AREG, l'importo, il settore, e io mi sentivo pure più preparata del presidente in quel contesto, perché comunque avevo tutto questo schema davanti, grazie al fatto che un collega di opposizione, ma non ha nessuna importanza, della commissione ce l'ha condiviso, cosa che dovrebbe essere proprio il minimo sindacale, ok? E io gliene sono grata. Detto questo, l'hai notato che c'era un parere della ragioneria generale contrario? C'era un parere contrario, ma io che vedo scritto parere contrario e che ho cercato nel frattempo che voi parlavate, che il presidente elencava, anzi e votava e faceva, metteva i voti, ho cercato l'area, ho cercato quella trasmissione deliberativa, io non l'ho trovate le ragioni là in quella nota, le ragioni del parere contrario, ma io da consigliere comunale ho il diritto di sapere, di far sapere ai cittadini perché sì, c'è un parere contrario al ragioniere. Sì, lo devi sapere, okay. lo devi sapere per carità, a monte. Io lo voto, io ho garantito il numero, Cesare, io come allora. Te ho garantito il numero, perché erano in 16, ok? Noi abbiamo garantito il numero, però, e poi ci siamo astenuti, ma siamo presenti e quindi garantiamo il numero, però, io sono pienamente d'accordo che vanno votati comunque, però il punto è un altro. Io non posso, esimermi dal capire, dal comprendere quello che sto votando e del perché ci sono determinate cose. Per carità, non entrare nel merito della buca, del perché c'era la buca e del perché non l'hanno riparata. Ma dove c'è un commissario ad acta e dove c'è un parere contrario del ragioniere, se permetti io
10 minuti mi soffermo sul debito, tanto il gettone sempre, sì, quello è, sì. Se li votiamo in mezz'ora, li votiamo in due ore, quei debiti sempre li votiamo, se abbiamo l'intenzione di votarli li possiamo votare pure fino a sera, non è, okay? Questione, non è questione di gettone, non è questione di gettone, sì, non è, e non è neanche, e non è neanche questione della mezz'ora, lì dove tu hai gli strumenti, perché comunque il presidente questa volta, le altre volte magari no, ti fa avere già le delibere, diciamo, dovrebbe essere compito del consigliere comunale andarsene a leggere a monte e porre i quesiti già agli uffici. Certo, ci sarà un parere del ragioniere generale contrario, ma c'è un'opposizione a questa sentenza? No. E allora il parere del ragioniere generale rispetto a una sentenza e rispetto a un debito fuori bilancio cosa vale? Cosa vale? Se alla opposizione al parere contrario del ragioniere generale ci fosse stata un'opposizione da parte dell'avvocatura comunale, avrebbe avuto un senso. Ma lì è un modo come un altro, io sono contrario, parere contrario, punto. È finita lì la storia. Purtroppo per noi è finita lì. Noi purtroppo ratifichiamo, facciamo una presa d'atto di quello che è il debito fuori bilancio. Ed è sbagliato. Però c'è una commissione ad hoc, che devo dire, quella famosa scheda a cui fai riferimento tu è frutto della volontà comunque del Consiglio Comunale, perché fu il Consiglio Comunale a dire debito per debito si deve fare una scheda. Quindi grazie al collega che l'ha condivisa, ma diciamo non è farina del suo sacco, è volontà del Consiglio Comunale che ha voluto allegato a ogni debito fuori bilancio. No. Sono ringraziato per la condivisione, lo so, perché in tre anni è la prima volta che io vedo una cosa del genere, in tre anni, Cesare. Sì, dico, ti volevo dire, questo è il senso, quindi mi dispiace, perché poi tra l'altro tu cosa fai? Lo dici sotto registrazione. E quando dici sotto registrazione mi dispiace che voi non mi venite dietro, è come se comunque tu facessi, fossi il paladino a difesa dei debiti fuori bilancio o della malorganizzazione dell'amministrazione, e gli altri invece subiamo passivamente in silenzio quelle che sono le determinazioni. E io non credo che sia così. E anche in questo non credo che sia una questione di maggioranza o di opposizione, perché la maggioranza lì subisce tanto quanto l'opposizione, ed è tutto il Consiglio che subisce questo, e ce lo siamo detti centinaia di volte. Il nostro lavoro attento e oculato va a monte. Quando arriva in aula un debito fuori bilancio, purtroppo c'è da fare spallucce, votare o non votare. Cesare, a me dispiace, ovviamente il mio senso non era quello, lo sai che io non guardo neanche... Lo so. Registrazione o meno, lo dico in maniera istintiva, mi sento sola magari in quel momento, perché magari tu l'hai fatto in altre sedi, in altre cose, ma in quel momento mi sento, e lo sai quello che avviene, mortificata da un presidente che chiude in maniera netta e quasi quasi, se lo dico io, e si sa, perché purtroppo è così, ci sono consiglieri di serie A e consiglieri di serie Z, se lo dico io si storce il muso, se arriva un consigliere e ti pone la questione dell'Alessi, ok, dimmi che non è vero, e ti dice fermiamoci, il consiglio si ferma. Questa è una discriminazione bella e buona, e lo dico oggi, proprio che è la giornata contro qualunque violenza. Io vi dico che certe volte avverto il consiglio anche questo, ed è sbagliato, perché se si alza un consigliere, la parola di uno vale di più di quanto vale la parola di un altro. Questa è una cosa grave che tutti noi dovremmo combattere ogni giorno. E ripeto, perché poi alla fine tu dici sei la più giovane in termini politici, insieme ad altre, a Valentina, all'altra Valentina, per carità. E siamo le più giovani, ma questo non significa che non meritiamo la stessa attenzione in qualità di consiglieri comunali. E che se io ti chiedo l'importo, e se io ti chiedo l'AREG, tu ti fermi e me lo dai, punto. Perché se io devo cercare, caro Cesare, è vero, i documenti arrivano adesso ogni tanto, è perché lo sai benissimo che io, insieme ad altri, ma io parlo per me, ho fatto la richiesta di avere questi documenti, ok? Di avere trasmesso un po' di tempo prima
le delibere non sempre arrivano in tempo utile e comunque spesso non posso neanche entrare, perché quando ho scaricato, ve lo ricordate, con il Google Drive non avevo neanche l'autorizzazione a visionare i documenti, quindi li avevo ma non li avevo. Ok, detto questo, chiaramente diciamo, è un minimo di sintesi che uno chiede magari al presidente della commissione bilancio, perché come dici tu c'è una commissione bilancio, ma allora come viene presentata qualunque delibera, che venga presentato brevemente il debito. Io questo ho chiesto, non mi pare di chiedere chissà che, dopodiché si vota. L'ho chiesto, ma comunque la cosa ovviamente non viene fatta. Oggi, meglio di ieri, almeno si precisa il settore e la cosa, però ripeto, è solo un po' di trasparenza. Perché non possiamo presentare con tre parole, anziché con 10 parole, un debito? Questo dico, poi lo votiamo, lo mettiamo ai voti subito. Questa è solo sempre la mia considerazione. In ogni caso, vedremo quanti sono a livello cumulativo i debiti mese per mese, anno per anno, quelli diciamo lievitati. E faremo ognuno le cose. Per la cronaca, siccome è stato un lavoro che io diciamo ho portato avanti, essendomi trovato a fare il presidente giovanissimo della commissione bilancio, non avendo grandi competenze, diciamo questa dei debiti fuori bilancio fu la mia battaglia nella mia prima esperienza in consiglio comunale. E diciamo che poi si interruppe a metà consigliatura con il cambio di presidenza tra me e Russo, ma comunque la famosa scheda nasce sotto la mia presidenza, diciamo questo per onor della cronaca, diciamo, in cui con il buon Aurelio Scavone e Mimmo Russo ovviamente pensammo che era utile identificare il responsabile del procedimento e la dichiarazione del dirigente se c'erano meno responsabilità, così come altra battaglia è stata fatta e devo dire si diede seguito sull'evitare il debito quotidiano solo per le registrazioni delle sentenze, ma provare a trovare un canale di comunicazione tra l'ufficio delle entrate, l'ufficio che si occupa appunto di quantificare l'importo della registrazione della sentenza e inserire già nella creazione del debito fuori bilancio la spesa che comunque è certa, perché tante volte, ora sempre di meno, ma prima era una costante, i debiti erano doppi perché arrivava la sentenza e poi arrivava il debito fuori bilancio per la registrazione della sentenza di cui già si era saldato il debito, che era una follia. Dico, è pur vero, Francesco, io ti ricordo una cosa. Il principale di accorpare più sanzioni in unico debito. Queste sono operazioni nate nella precedente consiglio. Va bene, era solamente diciamo per rivendicare un po' di lavoro fatto l'altra volta. Dimmi, cioè, Vale. No, appunto a proposito, perché tu parlavi della precedente consigliatura, io ricordo che appena insediati a dicembre del 2017 ci siamo ritrovati con tantissimi debiti fuori bilancio del 2014-2015, non so se... che non ho capito il perché non furono affrontati e votati nella precedente consigliatura. A proposito, come diceva Viviane, il discorso di trasparenza eccetera, veramente numerosissimi debiti che non sapevamo veramente leggere, perché non c'era alcuna indicazione né sulla cifra né su quello che... Non so se vi ricordate, penso di sì. Stiamo parlando proprio dal dicembre del 2017. Non mi ricordo se erano già nel vecchio ordine del giorno e non furono votati, oppure erano pratiche che arrivarono dopo anno, non lo so, sinceramente non me lo ricordo questo passaggio, se arrivato nel vecchio ordine del giorno, però lo escludo. Sicuramente non fu un buon inizio. Ci sono sempre... Ah, sì. Ma lo sarà anche il prossimo, secondo me. Infatti, questo stavo dicendo. Rimangono all'ordine del giorno. Constaterai che poi alla fine, già a novembre, dicembre, liberi tutti, il 2022 ci sarà la tornata elettorale, quindi tutti impegnati, il Consiglio si riunirà pochissime volte, quindi questi saranno a carico del futuro Consiglio Comunale. Però erano debiti proprio di 2-3 anni precedenti, io ricordo bene le date, quindi comunque. Quella consigliatura era... particolare, secondo me era da abolire tutto, dal 2012 al 2017 era da, con tutti i 30 consiglieri della maggioranza, erano proprio... Ma poi mancava Mattaliano, quindi... Non sarebbe stato lì. Viviana, ci siamo?
Ah, sei tornata single? Sì. Perché sei tornata single? Perché siccome poc'anzi ho visto che c'erano due Viviane, ho detto una la sopportiamo, due. No, no, no. Stavo vedendo qua, stavo leggendo un attimo la situazione dello stato di calamità che non è stato ancora diciamo decretato. E la risposta... Ma dove? La segreteria dei 5 Stelle? No. Eh? Dove? Sì. Il crollo delle stelle. No, in Sicilia, no, veramente c'è Ferrandelli che ha fatto l'intervento. Noi abbiamo replicato, abbiamo diciamo rincarato la dose per la nostra... per quello che dando le informazioni, cioè noi abbiamo fatto delle richieste, delle interrogazioni, delle richieste alle quali l'assessore non ha risposto, ma dice che noi diciamo tante cose, però di fatto Orlando, il sindaco scrive a Conte, sentite questo, il sindaco scrive a Conte, dicendo... ho bisogno dello stato di calamità, perché non dichiaro lo stato di calamità? Conte risponde, manca per la regione. Allora si scrive alla regione. La regione risponde, veramente manca per il comune, perché è il comune che ci deve mandare le carte. E noi dal 15 luglio siamo appesi a questo triangolo, comune, stato, regione. O meglio, comune, regione, stato. Bello, eh? Presidente, prima che passiamo a un altro argomento ancora, perché la collega si legge il giornale la mattina. Condivido la stampa. Ho capito. Grazie comunque di questo appunto, di questa rassegna stampa. Prima si faceva al Comune di Palermo. Noi abbiamo l'onore e il privilegio di averlo in diretta dalla collega. Beh, io ho aggiornato su una questione grazie, che interessa i cittadini, cioè non è che... Ma poi sollevato dal mio amico, quindi figurati. Poi... sollevato. Di Ferrandelli quando manca la Chinnici, cortesemente. Ah, certo, perché non può esprimere tutto il suo amore. Io nel frattempo veramente mi ero cercata la delibera, non vorrei dire, Cesarino. No, lo so, tu riesci a fare due o tre cose in contemporanea, contemporaneamente, da brava donna, sì, femmina. cose che io non riesco, non dico noi uomini, così non coinvolgo Francesco. No, Allora. io ne riesco a fare una, però buona. Allora, colleghi, che diciamo così allora, non ci perdiamo e non mi date colpa. Allora, abbiamo il protocollo d'intesa, ve lo ricordate, per l'elaborazione di iniziative per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, e questo è tra il comune e la Labsus. Vi ricordate Sì. che nasce tutto da là, che comunque la Labsus ha lavorato con tante amministrazioni in tutta Italia. Credo erano 100 all'incirca. Possiamo cercare quante città hanno attivato ad oggi, perché avevo un aggiornamento vecchio di qualche mese fa. Comunque, questo vi interessa o... questo riguarda il protocollo No, d'intesa no. di un anno a decorrere la data indicata di sottoscrizione, è escluso il rinnovo tacito, anche se questo è importante, scusate, il presente accordo ha validità di un anno a decorrere dalla data sottoindicata di sottoscrizione con possibilità di rinnovo. È escluso il rinnovo tacito. Quindi noi dovremmo avere cioè il rinnovo in questo caso lo dobbiamo richiedere, lo dobbiamo avere allegato alla delibera. Voi cosa ritenete? Cioè, io riterrei che essendo stato firmato a novembre 2017, magari dico il rinnovo c'è, però cioè, se lo dobbiamo votare, dovremmo votarlo quantomeno con la pezza d'appoggio del nuovo rinnovo, o sbaglio? Ma io non credo che c'entri niente questo con il regolamento. Non è che il regolamento è subordinato. Qua, scusa, fermati, fermati. Allora, il Comune di Palermo è rappresentato, se puoi salire, se puoi scendere poco poco, scendi, 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 scendi. No, salire, 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 salire. Qua, basta, qua. Protocollo d'intesa per l'elaborazione di iniziative per l'amministrazione condivisa dei beni. Protocollo d'intesa. Sì,
Sì, ma dico, questo esula dal regolamento. Lì dove si dovranno fare protocolli d'intesa è logico che si deve rinnovare. Ma noi in questo momento abbiamo come obiettivo il regolamento. Quindi del regolamento ci dobbiamo occupare. Che dal 2014 ad oggi circa 130 comuni italiani hanno adottato un regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni elaborato dall'AMSUS, che l'AMSUS è un'associazione che persegue la diffusione dell'amministrazione condivisa e la sussidiarietà e che i fini istituzionali di l'AMSUS sono, ok, che il regolamento tipo per l'amministrazione condivisa dei beni comuni viene attuato tramite patti di collaborazione tra soggetti pubblici e privati e del terzo settore, strumento innovativo attraverso cui è possibile cogestire iniziative di interesse generale, che tale regolamento intende rendere l'ente pubblico locale ancora più consapevole delle potenzialità presenti sul territorio, nella cittadinanza e nell'associazionismo, che in modo formale e informale già si prendono cura dei beni comuni. E cioè, tutto ciò premesso, il Comune e l'AMSUS intendono avviare una collaborazione per condividere le reciproche conoscenze anche attraverso lo sviluppo di iniziative comuni nel campo della ricerca, formazione e progettazione in ambito funzionale e il perseguimento dei loro scopi istituzionali. Le parti intendono collaborare nella redazione di un regolamento che, ispirandosi ai principi di sussidiarietà, ok, quindi questo l'hanno già fatto, nella redazione degli schemi, dei patti di collaborazione. No, perché in realtà serve il supporto, Cesare, nella redazione degli schemi dei patti di Ma è un fatto collaborazione successivo, ma è un fatto successivo. finalizzati a Oggi, perfetto, disciplinare le modalità. Ok, tra comune quando si e dovranno realizzare questi schemi e questa collaborazione, sicuramente ci sarà bisogno di nuovo di un protocollo di intesa, ma in questo momento a noi interessa andare a provare i vari articolati di questo regolamento. Bene. Quindi se, cioè, diciamo, non è che Regolamento. questo può inficiare il No, 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 regolamento, il va bene, era fatto un mio che... dubbio. Scusate, comunque abbiamo visto che dal 2014 al 2017 erano stati 130 comuni. Questa è un'informazione. Poi, diciamo, nel tempo probabilmente ora sono aumentati. Allora, sono 22 articoli. Leggo io, allora, articolo 1, finalità, oggetto e ambito di applicazione. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto Comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, dando in particolare attuazione agli articoli 118,4, 114,2, 117,6 e l'articolo 43 della Costituzione, nonché a quanto previsto al titolo secondo dello statuto. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni avviati per iniziativa dei cittadini o sulla sollecitazione dell'amministrazione comunale. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le altre previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni in attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 90 241 e successive integrazioni e modificazioni. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per A. Beni comuni, quindi noi stiamo definendo i beni comuni. Comune o amministrazione, cittadini attivi, amministrazione condivisa, proposta di collaborazione, patto di collaborazione, cura in forma condivisa, rigenerazione, gestione condivisa, spazi pubblici e uso civico, collettivo, urbano. Queste sono le definizioni. Sui beni comuni sono i beni materiali e immateriali che i cittadini e Ti posso l'amministrazione. interrompere un Sì. attimo? Sulla definizione di beni materiali e immateriali, si potrebbe pensare di inserire digitali, materiali, immateriali e digitali. Mi sentite? Sì, digitale non è già immateriale, non No, rientra. no, No. no. Secondo me è da specificare, secondo me è un aggiornamento, perché digitale potrebbe essere, non lo so, un museo, una biblioteca online, per esempio. Non lo so, immateriale potrebbe essere che cosa? Tutto, il diritto d'autore, oppure non lo so, le opere d'ingegno, non so, le invenzioni.
anche quelli sono beni immateriali. Digitali, secondo me, specifica qualcos'altro. Siccome durante questa emergenza sanitaria, lo sapete, si è aperto un'altra, diciamo, il fatto di poter, anche dal punto di vista culturale, poter, diciamo, creare musei, biblioteche online, eccetera. Era una cosa che prima magari non si pensava. Adesso, secondo me, va specificato, va aggiunto, se siete d'accordo. E se si può fare, se si è sempre in tempo, non so. Sì, vabbè, quello sì, assolutamente, ne stiamo discutendo, cioè, quello sì. Io non lo so, diciamo che il discorso è che parliamo allora di beni comuni, quindi dovrebbero essere qualcosa che sono già esiste. Tu dici magari già esiste un museo virtuale, ma nel senso di... potrebbe essere anche poi ma nel senso sì. Che c'è qualcuno che gestisce questa piattaforma e quindi in questo senso, perché l'amministrazione come dovrebbe assegnare questo bene digitale? Sì. Cioè, dove attribuisce una piattaforma, quindi crea la piattaforma e la fa gestire a un privato? No, vabbè, cioè, ma non è creare, i comuni deve essere qualcosa comunque di già esistente, che comunque è del comune. Potrebbe essere ipoteticamente, facciamo un esempio per applicare quello che pensa forse la collega, diciamo ipoteticamente il sito istituzionale del comune avere una finestra che viene cogestita, però siccome è istituzionale, affidarla o cogestirla, diciamo, magari può essere un po' pericoloso, tra virgolette, o comunque può essere anche utile. In alcuni casi è successo, in realtà è successo magari con, però c'è sempre la mano materialmente, sempre contenuti, poi è il comune, però è per esempio l'area, quella delle coccole, l'area della scuola che poi ha fatto quell'area virtuale legata proprio all'emergenza Covid per le scuole, con i video delle scuole. Cioè, si potrebbe... Parliamone con l'assessore, col dottore Verona, sì. Può essere che sicuramente questa proposta loro riescono a calarla nella concretezza, cioè, diciamo, di qualche esempio pratico, perché cioè, dobbiamo anche farla capire. Diciamo, da una parte la capisco, dall'altra, diciamo, non è che questo strumento poi diventa l'unico utilizzabile. Cioè, alla fine questo è uno strumento che servirà appunto per i beni comuni, ma potrebbe, scusatemi, ma sono telefonate commerciali. Questo strumento, dico, potrebbe essere, diciamo, è in aggiunta agli altri, quindi, diciamo, vale lo stesso che se c'è un'assegnazione, o se c'è un accordo con un'agenzia pubblicitaria, o se c'è un accordo con un creativo che vuole fare qualcosa per il comune di Palermo. Dico, questo non viene escluso dalla presenza di questo regolamento, che secondo me disciplina più l'esistente. Cioè, l'esistente o comunque la valorizzazione. Sì, però ricordiamoci che stiamo parlando di definizione, ecco, è una parola che va nel comma 1, nell'articolo 2, comma 1, dove stiamo soltanto definendo i beni comuni, ecco. Vabbè, io... Segniamolo nel verbale e lo chiediamo appena avremo modo di parlare con l'assessore, di cui non lo riesco a capire. Se vabbè, la definizione però è fondamentale, perché deve trovare poi applicazione, giustamente in base alla definizione poi tu fai valere ovviamente tutte gli altri articoli, perché tutti fanno riferimento alla definizione di base, quindi se si può applicare, può avere una validità, per me non ci sono assolutamente problemi, figurati, il digitale è così importante. Non riesco bene a capire solo l'applicabilità materiale, però nulla di che, sicuramente è un bene, su quello non ci sono dubbi. Dico, non so se è un bene comunale, in questo caso di proprietà comunale, ecco, perché è un bene, sì, però
non posso dire che è del comune, perché digitale avevo fatto quell'esempio, per esempio una biblioteca online può essere un bene comune digitale, per esempio. Va bene, sì, dai, continua. La biblioteca online comunale, magari. Dai, continua, Viviana, continua. Ritorno all'idea, non rientra tra gli immateriali, cioè tu lo vuoi specificato meglio, però secondo me rientra negli immateriali, no? Questo aspetto. Ok, dai, continua. No, cioè, no, sto facendo una domanda. No, non sei convinta? No, dico, esempi di beni immateriali quali sono? Beni immateriali può essere, dico, banalmente anche la, dico, non nel caso comunale, però diciamo anche la dieta mediterranea è un bene immateriale, dico, può essere un bene immateriale, ma anche il discorso, non so, la sensibilizzazione per l'ambiente, attività, cioè delle la campagna portata avanti dal comune. Una campagna istituzionale, una campagna comunque, sì, che volta appunto alla sensibilizzazione che può essere ambientale o di qualunque altra cosa, e magari i cittadini vogliono collaborare con dei video, sto facendo un esempio, quindi già per me rientra là, perché l'immateriale è tutto quello che tu vuoi promuovere e che non è un bene, cioè non è un bene materiale. Non è una piazza, non è una via, non è un monumento, non è un immobile, non è una villa, non è un terreno. Quindi fai attività, e anche le attività culturali sono un bene immateriale, cioè tu mi fai l'attività culturale attraverso appunto, diciamo, i media a disposizione, e quindi diventa immateriale, cioè anche perché è un'attività culturale, mi vuoi mandare un messaggio di solidarietà ed è immateriale, diciamo la finalità di una campagna o di una cosa, appunto questo, essendoci già l'immateriale, per me rientra tutto lì, però magari poi più avanti chiarisce qualcosa, non lo so. Allora, dai, continua a leggere. Allora, i beni materiali e materie che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona e all'interesse delle giovani generazioni, atteso che Palermo è anche città educativa, attivandosi di conseguenza nei loro confronti, ai sensi dell'articolo 118,4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva. Comune o amministrazione? Il comune di Palermo, nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative, cittadini attivi, tutti i soggetti singoli associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale, purché dell'attività specifica, nell'attività specifica non abbiano scopo di lucro e siano finalizzate alla responsabilità etica, che indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni ai sensi del presente regolamento. Amministrazione condivisa è il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini e amministrazione di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale. Proposta di collaborazione, la manifestazione di interesse formulata dai cittadini attivi volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni in forma condivisa con l'amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal comune stesso, secondo le leggi e i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta a una sollecitazione del comune. Patto di collaborazione, l'atto attraverso il quale il comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni, cura in forma condivisa, azioni, interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni con carattere di inclusività e di integrazione.
rigenerazione, interventi volti al recupero dei beni comuni con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica, gestione condivisa, interventi finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica. Spazi pubblici, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici aperti al pubblico, di proprietà pubblica o soggettati a uso pubblico. Per quanto riguarda le aree verdi, si rimanda al vigente regolamento del verde pubblico e privato approvato con deliberazione 355 del 2008. Uso civico e collettivo urbano, quale ulteriore strumento di utilizzo di un bene pubblico e modello di gestione partecipata di un bene comune. Articolo 3, principi generali. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca, ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale. Pubblicità e trasparenza, l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti. Responsabilità. L'amministrazione valorizza la responsabilità propria e dei cittadini quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili. Inclusività e apertura. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività. Pari opportunità e contrasto alle discriminazioni, la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità. Sostenibilità. L'amministrazione, l'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future. Proporzionalità. L'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti con la proposta, l'istruttore e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi. Adeguatezza e differenziazione. Le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo e della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale. Informalità. L'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza. Autonomia civica. L'amministrazione riconosce il valore costituzionale dell'autonomia, dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini. Prossimità e territorialità. L'amministrazione riconosce nelle comunità locali, definite sulla base di identità storicamente determinate e di progettualità in atto, i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni. Quindi comunità locali divise sulla base di identità storicamente determinate o di progettualità in atto, i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione. Ok, quindi in teoria anche l'associazione del territorio dovrebbe avere, cioè, magari un punteggio in più magari rispetto a un altro, o comunque sicuramente un valore aggiunto, giusto? Sentite? Sì, ti seguiamo. Sì. Per lo meno. Sì, io stacco il microfono.
per evitare così sì, ti ascolto. Sì. Qualcuno vuole proseguire la lettura? No, tu sei bravissima, quindi secondo me non te mandiamo a te questo incarico. Sei carino, Cesare. Dico, ma se vuoi un articolo lo puoi leggere, non mi offendo. Ma guarda, per una che sa fare tre cose contemporaneamente, un misero mortale, cosa vuoi che legga io? Prego. Articolo 4, cittadini attivi. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti, singoli e associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione. Ok, per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità è aperto a tutti i soggetti, singoli o associati, senza necessità di ulteriori titoli. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di quell'articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni. Dai, continuo io. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte da cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il comune, né danno vita a un rapporto di committenza da parte del comune ai soggetti realizzatori. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni possono costituire progetti di servizio civile universale in cui il comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati. Se potessi stare fermo con la freccetta. Va bene. Grazie. Articolo 5. Patto di collaborazione. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, che non prevede forme di assegnazione a singoli soggetti, ma permette a più soggetti di condividere un bene attraverso una dichiarazione d'uso ispirata ai principi di autogoverno democratico e di amministrazione diretta, secondo una lettura costituzionale orientata dall'articolo 43 della Costituzione. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta definisce in particolare A. gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione. B. la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa. C. Le modalità di azione, il ruolo e i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti e i limiti di intervento. D. Gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni oggetti del patto. E. l'eventuale definizione per lo specifico patto di strumenti di governo ed autogoverno e coordinamento, comunque denominato cabina di regia, comitato di indirizzo, dichiarazione d'uso, eccetera, e partecipazione, forme di coordinamento della formazione sociale attive sul territorio interessato, consultazione, assemblee e altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali. F. Io potete continuare, gentilmente. Le modalità di monitoraggio e valutazione del processo. Il processo di attuazione del patto e dei suoi risultati. G. Le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione di azioni realizzate del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto. Sono andata troppo avanti. H. L'eventuale
affiancamento del personale comunale nei confronti di cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possono insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti. Le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento e delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione. L. Le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa di interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto articoli 18 e 19 del presente regolamento. M. Ed ultimo comma, le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati. Capo 2, disposizione di carattere procedurale. Articolo 6, disposizione generale. Però dico, io andrei un po' più sotto a questo punto, no? In che senso? Questo è interessante. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista con la funzione istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 118 dell'ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio. Garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'amministrazione. Questo un fusse male, diciamo. 3. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini, si individua il servizio competente previsto nel ROUS per il coordinamento delle attività afferenti all'amministrazione condivisa, in particolare lo stesso, attiva e supporta gli uffici comunali nella relazione con i cittadini, nella supervisione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti. B. Raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dei cittadini attivi, ne verifica la congruenza in riferimento al presente regolamento, individua il dirigente responsabile per materie che avrà il compito di procedere alla valutazione della proposta, al confronto con il soggetto proponente, all'elaborazione condivisa con i cittadini nel patto di collaborazione. C. Coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte e comunica al soggetto proponente il nome del dirigente responsabile del procedimento di amministrazione condivisa. Di monitora le fasi del processo di formazione e l'esecuzione condivisa le parti di collaborazione. Al fine di avviare e accompagnare nuove pratiche partecipative nella gestione condivisa dei beni comuni, l'amministrazione si avvale dei referenti di partecipazione che hanno il compito, ognuno nei settori di rispettiva competenza, di accompagnare i dirigenti componenti per materia dei singoli processi, monitorarne lo svolgimento, verificarne le pratiche nel tempo, fornire suggerimenti utili al migliore funzionamento delle attività e al massimo coinvolgimento della cittadinanza non attiva. Il servizio competente per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 può avvalersi di un comitato consultivo composto dai referenti della società civile o delle istituzioni pubbliche e private che hanno maturato esperienze sul tema o in possesso di specifiche competenze utili al raggiungimento del risultato. Che in maniera gratuita, manifestando volontà di collaborazione, nonché in caso di costituzione della consulta alla partecipazione dei beni comuni. Articolo 7. Continuo io. Okay. E ti sei stancato. No, vabbè. Dimmi. Vabbè, leggo l'articolo 7. Sì. Articolo 7, patti di collaborazione ordinaria. I cittadini, quindi differenti agli ordinari e complessi. Ordinari, i cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo su medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al comune attraverso l'ufficio secondo il modello di stanza tipo scaricabile all'interno del portale partecipa presente nel sito istituzionale del comune. Il modello contiene anche un elenco, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dei più frequenti interventi a cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare e indica i presupposti, le condizioni, l'iter istruttorio per la loro realizzazione. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali, pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazione, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali, formative, eccetera. Il servizio competente individuato dal ROUS per il coordinamento delle attività afferenti all'amministrazione condivisa
individua il dirigente dell'ufficio settore servizio competente e responsabile ed è verificato il rispetto della del presente regolamento e della fattibilità tecnica, procede all'elaborazione e alla sottoscrizione del patto di collaborazione. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione, il dirigente responsabile ufficio settore servizio competente lo comunica ai proponenti entro 30 giorni della sua designazione come soggetto responsabile, illustrando le motivazioni e chiedendo informazioni aggiuntive. Questo era patti collaborazione ordinari. Vai tu con i patti collaborazione complessi e vediamo le differenze. Sì, articolo 8, patti di collaborazione complessi. 1. I patti complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristica di valore storico, culturale o che in aggiunto e in alternativa hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione, alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale. 2. Il comune può autonomamente individuare e proporre ai cittadini un apposito elenco di beni comuni che possono essere oggetto di patti complessi. 3. I cittadini attivi possono a loro volta proporre all'amministrazione beni comuni da inserire nell'elenco che verranno sottoposti alla giunta ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite con i patti di collaborazione complessi. 4. I cittadini che intendono stipulare patti complessi possono presentare la propria proposta di collaborazione entro 30 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso pubblicato dal Comune per la presentazione di proposte di collaborazione da parte della cittadinanza. Le proposte verranno inoltrate al dirigente competente per materia che procederà alla valutazione, nonché in caso di esito positivo alla sottoscrizione del patto di collaborazione. 5. Qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto complesso, l'ufficio lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni integrative. 6. Al fine di dare maggiore pubblicità alle proposte di collaborazione di cui al comma 3 e per conoscere istanze e bisogni della comunità di riferimento, l'ufficio e il dirigente delegato competente può ricorrere alle procedure della democrazia partecipativa, convocando entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso un'assemblea dei beni comuni, anche in collaborazione con la consulta per i beni comuni e la partecipazione, qualora già istituita. 7. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti complessi, l'ufficio può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa. 8. Il dirigente competente, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, predispone entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività di valutazione gli atti necessari alla presentazione di una delibera da approvare da parte della giunta comunale. 9. Il patto complesso viene sottoscritto dal dirigente competente a seguito dell'approvazione da parte della giunta, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del patto complesso. Quindi capo terzo, cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici. Articolo 9, azione e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici. 1. Le azioni di interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di cui all'articolo 5 del presente regolamento. 2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti, di cui al comma 1, pena l'annullamento del patto di collaborazione da parte del Comune. 3. Le proposte di collaborazione riguardanti i patti devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare. 4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili previa autorizzazione dell'ufficio tecnico competente. 5. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi non esclude la necessità di prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziarie idonee per il rispetto delle normative vigenti. L'assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell'accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto di cittadini attivi. 6. Gli interventi inerenti ai beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 numero 42 sono preventivamente sottoposti alla sovrintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento,
al fine di ottenere le autorizzazioni, nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune. 7. La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i 9 anni. Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile. 8. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa, rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi, ovvero ai sensi dell'articolo 838 del Codice Civile. Allora, qua... Viviana? Sì, sono qui. Forme di condivisione. Allora, volevo capire un attimo. Sì. Leggiamo il capo 4 e... Volevo capire poi se... quanti articoli, capo quinto? Infatti, allora capo quarto, una pagina e mezzo forse capo quinto, sono 22 gli articoli in tutto, responsabilità e vigilanza e disposizioni finali transitorie, quindi... Sì. Oh, diciamo ci riserviamo di continuare domani che c'è anche Valentina, se non è, oppure proseguiamo. Per me va bene, e se ci puoi girare questo file, perché io regolarmente non l'ho trovato, e poi volevo dire una cosa. Io ve l'avevo detto comunque dove era l'email. L'email lo periodicamente svuoto e metto nel cestino. Sto appena inviando, se Cesare ci ascolta, facciamo spaventare. Mattariano, siamo in votazione. Mattariano, come voti? Favorevole. Sì, favorevole. Allora, siamo... ai. Allora, ho appena creato una nuova chat, quinta commissione consiliare, tutto scritto maiuscolo. Alla luce del fatto che comunque la collaboratrice Acquaviva non è più con noi, nel senso che si è trasferito d'ufficio e siamo in attesa del trasferimento di testa, non ha senso che manteniamo la vecchia chat nelle comunicazioni interne, quindi quella la manteniamo, diciamo, con la simpatia che abbiamo verso Marcello e verso Valentina, se vogliamo farci gli auguri o di buon compleanno, ma per le comunicazioni interne della commissione attiviamo quella che ho appena creato e che vi stava arrivando, diciamo, il... Non ho capito, scusami. Abbiamo una chat WhatsApp della quinta commissione, di cui fa parte ancora Valentina e Marcello, che tra l'altro è in corso di trasferimento, immagino. Dico, se vogliamo, ovviamente quella la manteniamo, se vogliamo farci gli auguri e tutto, c'è un rapporto sia con Marcello che con Valentina grazioso, però ti sto dicendo, nelle comunicazioni quotidiane, ci vediamo alle 10 o cose tecniche della commissione, sto creando la chat di noi cinque con Marilena e Giovanni, basta, dico, con la nostra... Non possiamo, vabbè, ok, no, era per non avere questa... potevamo magari fare la... Ma è garbato che li butto fuori o cancello la chat? No, cioè, siccome abbiamo un archivio di... No, un archivio di notizie, di cose, dico magari... va bene, ok, come... È online, non è che cambia nulla. Dico, se dobbiamo andare a ripescare qualcosa da là, la recuperiamo, dico, non... Però ogni giorno, anch'io, fossi Valentina, che ricevo domani a che ora ci vediamo, non ha senso, cioè, sinceramente. Infatti dico... E ho capito, dovrebbe essere la persona che bastava si... Bastava comunicarlo. Non è togliere una persona, capito? Ma non lo devi togliere in silenzio, cioè, comunicandolo, magari dicendo, se possiamo farci... Ma lo dico soltanto per la memoria, diciamo, della chat e per non avere poi da dover ricercare... Però va bene, Francesco, ok, d'accordo, come hai deciso tu? No, era una cosa più funzionale per noi, diciamo. Per me la chat nostra è quella, capisci? Cioè, nel senso che abbiamo tutto l'archivio delle comunicazioni e documenti che ci siamo anche scambiati nella chat, per quello dico... Non viene annullata o cestinata, rimane là in archivio quella, dico. Che cambia? Se la prendi da qua, la prendi da là, cioè non è che sto annullando quella. Che devi fare una doppia ricerca poi, perché non sai i documenti o le cose se le hai scritte in una chat o nell'altra, però va bene, dico, se diventa, figurati. Dico, se...
Va bene, colleghi. Allora, Giovanni, tu sei riuscito a aprire il computer per leggere i verbali o li approviamo domani? O alla prossima seduta utile? No, Presidente, domani ho problemi oggi col computer. Presidente, quello di oggi lo approviamo come preferite. Va bene, approviamolo, così evitiamo di portarci troppi verbali avanti. Va bene. Vado allora, Presidente. Vai. L'anno 2020, il giorno 25 del mese di novembre, la quinta commissione consigliare è stata convocata dal presidente Francesco Bertolini per procedere alla trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno. La seduta della commissione, vabbè, niente, questa la sorvoliamo come al solito. La seduta si svolgerà, va bene, alle ore 10. Il secondo appello, il presidente Francesco Bertolini, assistito dalla segretaria Mena Manducci, per disporre l'appello al quale sono presenti i consiglieri Francesco Bertolini, Valentina Caputo e Rossariello Monaco. Il Presidente, con tutta la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Sorvoliamo la seconda parte. Il Presidente, alla luce della richiesta fatta dai colleghi consiglieri nella precedente seduta, propone la visitazione della proposta regolamento collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura di un'azione condivisa dei beni comuni, nonostante sia già stato espresso il parere favorevole con due emendamenti. Proprio in considerazione che questo è un punto che prossimamente sarà discusso in sede d'aula e la Commissione desidera prima di questo momento fare una rilettura della stessa. Alle ore 10.03 entra in collegamento il consigliere Cesare Mattaviano. Il Presidente, prima di dare l'avvio alla riesamine, dopo aver premesso che il Garante dell'Infanzia ha inviato un invito ai consiglieri per una riunione prevista per domani alle ore 9.30, chiede ai colleghi, a titolo di un'organizzazione interna, come intendono procedere per la seduta di commissione di domani, considerato che l'invito prescinde dai lavori di questa. La commissione, dopo un breve confronto, decide di chi si determinerà nelle prossime ore della giornata. Prosegue un lungo dibattito dove vengono affrontate tematiche attinenti ai lavori d'aula, dell'aula consigliare. Nello specifico viene analizzata la questione legata ai debiti fuori bilancio. La commissione passa alla riesame della seduta suddetta proposta, che per una maggiore facilitazione viene condivisa sullo schermo. Interviene la consigliera Caputo sull'articolo 2.1.a per suggerire di aggiungere ai beni comuni, oltre che ai beni materiali e immateriali, anche digitali. La consigliera argomenta tale scelta. La commissione, dopo aver discusso tale osservazione, prosegue l'esame dell'atto. Lo studio viene sospeso sull'articolo, sull'articolo 18, 19, con l'intento di proseguire nella prossima seduta utile. Conclusi gli interventi, il Presidente predispone la lettura del presente verbale che, posto successivamente in votazione, viene approvato. Scusate, Bertolino favorevole. Caputo favorevole. Lo Monaco favorevole. Viviana, l'articolo... Mattariano favorevole. Sì, se è stato lo scorrere dai fogli, era sull'articolo 18? Cosa? Scusami Mari, cosa? L'articolo? Il riesame viene sospeso sull'articolo 18? No, prima, aspetta, cura rigenerazione condivisa, alla fine dell'articolo 9 se non sbaglio, perché poi c'era forme di condivisione. Mm. Ah sì, sul capo quarto. Pagina 7, prima dell'inizio del capo quarto, forme di condivisione. Sì. Viene completato il capo terzo, cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici. Ok. Articolo 9. Ok. Io sto mandando a quinta commissione tutta la situazione qua, poi me lo vedete voi, insomma, quinta commissione poi lo gira a tutti, va bene? Il regolamento, il file zippato. Ok. Allora, questo è
Matteliano ha detto che si è espresso. Matteliano, sì, ho detto favorevole. Favorevole all'espulsione della Lo Monaco. Ah, sì, ho capito. Sì, sì, sì. Va bene, va bene. Me ne ricorderò. Vabbè, ma è tutto un limite, non è che... Giusto, giusto. Va bene. Io non vi sento più. Scusate, mi è arrivata una telefonata, dovuto rispondere. Allora, colleghi, se per voi va bene, ci vediamo più tardi in consiglio, ci determiniamo per la seduta di domani sull'organizzazione. L'ideale sarebbe se ci fosse una seduta di prosecuzione, in modo da poter tranquillamente tutti quanti partecipare a questa iniziativa di D'Andrea. Qualora non ci dovesse essere la prosecuzione, ma a questo punto, se dovesse prendere la piega che ci accennava Viviana, mi sa che la prosecuzione ci sarà. Comunque, ci valutiamo più tardi, ci confrontiamo più tardi, perché ritengo che domani possa essere utile la nostra partecipazione. E ci aggiorniamo. Quindi alle ore una cosa, Cesare, hai sentito per caso il presidente? Hai avuto smentite su quello che ci siamo detti? No, io il presidente l'ho sentito ampiamente prima che tu mi comunicassi questa cosa, e diciamo non era emersa la questione. Abbiamo parlato di un po' di cose, però ripeto, a dire, questa cosa non era emersa. Mm-hmm. Quindi io non ho motivo di... Cesare, dall'invito, diciamo, che abbiamo ricevuto, se tu guardi, è anche indirizzato. Ci sono gli invitati di Valentina, ha dato seguito. Come dici tu, Valentina, ha dato seguito, vedendo gli inviti. Sì, io insomma, sembra che sì, no, ma lo ha detto chiaramente ieri. Sì. Ma allora facciamo la seduzione, cioè, lo hanno detto. Ragazzi, però io dico, io la convocazione può essere che l'andrò a vedere tra mezz'ora, quindi non è che è detto che c'è solo. No, certo, ma noi abbiamo una programmazione. Io so solo che c'è una capigruppo che ha fatto una programmazione, e questa programmazione viene disattesa per una cosa che secondo me nulla a che vedere con, però vabbè, ne prendo viene disattesa anche, perché due persone si mettono di traverso in particolare, diciamolo e lo diciamo tranquillamente. Basta. No, vabbè, questa volta sono le due persone, altre volte sono e chi deve mantenere il polso della situazione e dire c'è un calendario e si rispetta questo calendario. Ma ripeto, per me poteva pure andare bene, però dovevate essere tutti presenti, cioè per me va bene anche cambiare. È la ritorsione, se poi la paura è la ritorsione, quella è un'altra cosa, quella Beh. Alle ore 11:23 dichiaro chiusa la seduta, ci vediamo più tardi. Giovanni, se stacchi la registrazione.